Usano la parola energia senza sapere davvero cosa significhi.
televisione notturna e infrarossi registreremo qualche suggestivo fenomeno di voce elettronica. Useremo termosonde telecomandate per controllare i punti freddi. Impiegheremo sensori di movimento e cercheremo di registrare tutti gli ultrasuoni che riusciamo a trovare. Una volta finito, avremo una vagonata di riprese spettacolari del posto più inquietante della Terra, ovvero questo negozio. Siano reali, disse Amy. Ma tutta questa tua cosa dei fantasmi sono un trucco per infilarti nelle sue mutandine. Perché ti importa se Trinity e io ci frequentiamo? Le chiese Matt. Mi vedi mai farti domande sulla tua vita sessuale? Perché è l'ulteriore prova che voi uomini siete dei cani, rispose Amy. È evidente che questa cosa significhi un sacco per Trinity, e tu stai fingendo di per convincerla a venire a letto con te. È profondamente malato. Ti sei inventato anche la storia della prigione. La Cuyoga Panopticon è esistita davvero, disse Matt. Non ne hai mai sentito parlare. Non sono molto ferrata sulla straordinaria storia dell'Ohio. Risale all'inizio del XIX secolo. Senso, ideati per riprogrammare i loro cervelli.
negozio vuole che tu ti arrenda a un'esperienza di shopping programmata, il cui yoga panopticon era la stessa cosa. Il direttore era convinto di poter curare un cervello criminale tramite il lavoro forzato, la ripetizione senza senso e la sorveglianza totale. Questo all'epoca in cui la gente credeva che l'architettura potesse essere progettata in modo da generare un effetto psicologico. Matt condusse Amy oltre una fila di Helvetesnik, lucidi e bianchi, per prendere la scorciatoia verso guardaroba. Quando emersero, si ritrovarono di fronte a una teca di plexiglass. Al suo interno, un braccio meccanico apriva e chiudeva senza sosta l'anta di un mobile per la TV Eclept, per dimostrare la forza e la robustezza delle cerniere Orsk. In qualche modo, avevano girato in tondo. Non stavi facendo attenzione a dove andavamo? Chiese Amy. Ero tutto preso dal mio monologo, rispose Matt. Ma in pratica, questo dimostra il mio ragionamento. Se in questo negozio smarrisci la concentrazione, anche solo per un momento, sei perduto. Una piccola distrazione, e senza sapere come, ti ritrovi a sganciare 800 bigliettoni per un runcate di truciolato. Tornarono al sentiero brillante e luminoso e seguirono le frecce che li avrebbero riportati a cucina e sale da pranzo e infine camera da letto. Probabilmente stai pensando che ormai dovrei conoscerlo bene questo posto, osservò Matt. Come no, replicò asciutta Amy. A quanto pare ormai la tua vita non ha più segreti per te. Non la mia vita, disse Matt, solo il mio piano di fuga dall'Ohio. Ghost Bomb sarà un successo, Trinity, e io vivremo felici per sempre la prossima volta che farai zapping su Bravo. Dannazione. Matt e Amy si fermarono. Erano arrivati in un mare di piani di lavoro, scrivanie e sedie girevoli, color betulla, nero e bianco. Chissà come avevano camminato a ritroso fino a ufficio in casa. Visto cosa intendo? Chiese Matt. Il nostro grande signore e padrone Tom Larsen ha costruito questi negozi per indurre il transfer di Gruen, un senso di confusione e angoscia geografica che provoca un assoluto disorientamento, come Ikea o Crate and Barrel. Per la miseria, io mi sono perso in un Sam's Club lo scorso weekend. Ho capito, disse Amy. Sei stato molto chiaro. Il cellulare di Matt suonò e lui guardò lo schermo. Trinity, disse. Rispose al telefono. Si accordò per rivedersi al Musk e riattaccò. Ci stanno aspettando. Amy pensava che fossero passati solo pochi minuti, ma quando guardò l'orologio si accorse che era trascorsa quasi mezz'ora. Sicuramente Bessel si stava chiedendo cosa fosse successo. Fecero dietro fronte sul sentiero brillante e luminoso, per la terza volta diretti verso cucina e sale da pranzo. Devo prendere Ruthenny e tornare in sala relax, disse Amy. Cosa vuoi che dica Basil? Che vuoi dire? Quando saprà che vi siete intrufolati nel negozio, si incavolerà parecchio. Matt non rispose, stava guardando nel mirino della telecamera sconcertato. Girarono l'angolo in quello che avrebbe dovuto essere cucina e ancora una volta si ritrovarono davanti ufficio in casa. Un momento. Cos'è appena successo? Chiese Amy. Matt scosse la testa, non ha senso. Abbiamo di nuovo girato in tondo. Guarda la videocamera. Amy guardò mentre dal sentiero brillante e luminoso Matt puntava l'obiettivo su ufficio in casa. Lo schermo mostrava cucine. Sono le riprese di prima, disse Amy. No, replicò Matt, muovendo la videocamera. Ogni volta che la spostava cambiava anche l'inquadratura di cucine. Zoomò in avanti fino a che lo schermo fu interamente occupato da un sistema di credenze Grand Grind. Ingrandì a tal punto che Amy riuscì a leggere il codice e il prezzo di vendita, ma davanti
svela la carta che hai scelto. La scheda non ha nessun problema. Mi rifiuto di accettarlo, disse Amy. Che tu l'accetti o meno, replicò Matt. Lo stiamo vivendo entrambi, perciò abbiamo tre scelte. O quello che abbiamo di fronte a noi è davvero cugine, ma noi pensiamo sia ufficio in casa e la videocamera ha ragione. Oppure quello che abbiamo davanti è ufficio in casa, ma per qualche ragione la videocamera ci sta mostrando cugine, perciò la videocamera si sbaglia. Qual è la terza scelta? Stiamo impazzendo tutti e due. È impossibile, disse Amy, sentendosi impotente. È molto possibile, replicò Matt. Ricordi quello che ti ho detto sui campi elettromagnetici? Quelli molto potenti ti incasinano il cervello. Forse è la griglia di illuminazione, forse sono i cavi elettrici, forse c'è un gigantesco campo geomagnetico sotto l'edificio. Si sta influenzando il nostro cervello, osservò Amy. Allora perché ha effetto anche sulla videocamera? Forse non è così, rispose Matt. Forse la videocamera sta benone e il fatto che non funzioni è solo una nostra allucinazione. Alla fine optarono per una nuova tattica. Stavolta si sarebbero spostati usando ciò che mostrava lo schermo, ignorando la realtà dell'ambiente circostante. Matt mosse la videocamera fino a quando il minuscolo schermo mostrò loro la direzione voluta e poi la tenne sollevata davanti a sé. Seguirono il percorso sullo schermo, ignorando ciò che avevano davvero intorno. La duplice percezione dava a Amy una sensazione di nausea. Non voglio diventare pazza, disse. Non stiamo diventando pazzi, la rassicurò Matt. Stiamo vivendo alcuni effetti alquanto estremi dei campi elettromagnetici sul cervello umano. Seguirono la videocamera e il tragitto li portò in un folle circuito attraverso la realtà. Sullo schermo stavano attraversando soluzioni per lo stoccaggio. Nella vita reale si stavano imbattendo in cestini per la carta straccia e schedare in ufficio in casa, scavalcando poi ottomane e tavolini in soggiorno. Che succede se riusciamo? Che succede se sono sullo schermo ma non nella vita reale? Un attacco di stranezza alla volta, rispose Matt. Alla tua sinistra, attenta. Spinse giù la testa di Amy per un pelo, non se la spaccò contro il bordo di una mensola. Si arrampicarono su una poltrona Potemkin e uscirono dall'altro lato della simulazione di stanza. Sullo schermo della telecamera stavano facendo una curva stretta a destra. Ci sta rimandando al punto da cui siamo venuti, disse Amy. Niente panico, le consiglio Matt. Segui la videocamera. Amy mise una mano sulla spalla di Matt e proseguì. Adesso entrambi avevano accelerato il passo, avevano il fiatone e Matt aveva la felpa fradicia di sudore. Girarono l'ultimo angolo e in una disorientante sfocatura l'immagine sullo schermo e l'immagine davanti a loro si fusero in una sola. Trinity e Ruth Annie erano sedute sul muschio in attesa. Dove eravate finiti? Chiese Trinity. Stavate vomitando. Amy si sedette sul bordo del letto stringendosi le tempie, cercando di stabilizzare i pensieri. Non so neanche come spiegarlo, disse. Ci siamo persi. Eravamo assolutamente, completamente disorientati. È un tantino esagerato, disse Matt. Ci ho riportati qui, no? Rustenny si inginocchiò accanto a Amy, preoccupata. Sempre un po' provata, cos'è successo? Amy raccontò tutto ciò che lei e Matt avevano appena vissuto, spiegando che avevano usato il mirino come guida per riuscire a tornare a cameretta a letto. L'eccitazione di Trinity crebbe man mano che il racconto andava avanti. A me sembra attività paranormale, disse. Cos'altro potrebbe essere? Non c'è una spiegazione razionale. Ci sono un sacco di spiegazioni razionali, ribatté Matt. Razionali, razionali.
se riusciamo a farlo succedere di nuovo. Afferrò Matt per una mano e lo tirò dietro sul sentiero brillante e luminoso. Se sentite rumori di sottofondo, c'è un sacco di vento. Lui ebbe appena il tempo di agguantare un borsone. Emily si rivolse a Rutenny. Dobbiamo tornare in sala relax. Basil ci starà aspettando. Certo, disse Rutenny, mettendole un braccio attorno alla vita e aiutandola ad alzarsi dal letto. Forza tesoro, magari hai solo bisogno di prendere qualcosa alla macchinetta, dei pretzel, per farti risalire lo zucchero nel sangue. Insomma, si diressero verso guardaroba e il grande silenzio della showroom si posò su di loro come un sudario. Amy disse a se stessa che non era più spaventata, ma mentre procedevano lungo il sentiero, era sempre più convinta di essersi persa di nuovo. Accelerò il passo, con il panico che le si insinuava sulla schiena, e poi un'immensa ondata di sollievo la travolse quando poco più avanti finalmente vide i variopinti letti a castello di bambini. Nonostante ciò, si concesse di rilassarsi solo quando lei e Rutenny furono di nuovo in sala relax. Le quattro pareti, chiaramente visibili e abbastanza vicine per toccarle. Sono contenta che sia finita, disse piano Rutenny. Anch'io. E secondo il programma di Basil abbiamo una pausa di 15 minuti prima di cominciare il prossimo pattugliamento. Amy si sentì stringere il cuore. Capitolo 6. Jerring. Modo per consultare i tuoi ricordi. Jerring. Organizza e mette ordine tra i tuoi libri, film e musica preferiti. Tutto ciò che aggiunge bellezza, eleganza e arte alla tua vita. Disponibile in faccio naturale, faccio chiaro e cachi. Numero d'articolo, eccetera, eccetera. Basil era furioso quando Amy e Rutenny tornarono in sala relax. Quale parte di 30 minuti non avete capito? Chiese. Cosa avete fatto? Abbiamo parlato con Matt e Trinity, spiegò Rutenny. Cosa? Fece Basil. Sono loro ad aver bloccato con la gomma da masticare l'entrata di pendenti, disse Rutenny. Ma Trinity ha detto che puliranno tutto prima di andare via, perciò non devi preoccuparti. Cosa? Ripete Basil. Sono in camera da letto, continuò Rutenny. Ma è tutto a posto, non stanno vandalizzando niente, stanno solo facendo un video per il loro programma sui fantasmi. Cosa? Chiese Basil di nuovo. Hai presente quei cacciatori di fantasmi che mandano in onda su AE? Disse Rutenny. Oh cavolo, ma loro non vogliono andare su AE, puntano a Bravo, ecco. Ogni modo, dicono che questo posto è stato costruito su una vecchia prigione e hanno videocamere, microfoni e ogni genere di rilevatore elettromagnetico e stanno mettendo su il loro spettacolino di fantasmi. È davvero carino. Li abbiamo beccati a baciarsi, vero Amy? Già, confermò Amy, sedendosi su un arsle e incrociando le braccia sul petto. Decise che sarebbe rimasta seduta lì e mai e poi mai sarebbe tornata nello showroom per tutto il resto della notte. Resiste all'impulso di dare un'occhiata al telefono. L'ultima volta che aveva controllato erano le 12:20. Pensava che se l'avesse guardato di nuovo e non fosse stata almeno l'una del mattino sarebbe impazzita. Non poteva controllare di nuovo l'ora. Le sembrava troppo presto per controllare di nuovo l'ora. Ma alla fine, suo malgrado, controllò di nuovo. Le 12:25. È incredibile, disse Basil. Perché farebbero una cosa del genere? Vogliono rendere Orsk famosa, rispose Rutenny. È già famosa, replicò Basil. Dovete mostrarmi dove sono, adesso. Amy non voleva essere coinvolta. Voleva solo starsene seduta in un angolo, dove le cose erano normali, e non tornare là fuori. Cercando un punto sul quale posare gli occhi, alzò lo sguardo. Quella macchia è sempre stata lì, chiese, studiando una chiazza gialla sbiadita che copriva tre pannelli del controsoffitto del soffitto. Sì, rispose Basil. Io non
sensazione che lui si sbagliasse. Prima, quella sera, quando stava citando dal capitolo 3, richiesto una certa manualità la mia vita nella vendita al dettaglio di Tom Larsen, e mi ricordava di aver alzato gli occhi al cielo e di aver contato i pannelli del controsoffitto. Era arrivata a 112 prima di fermarsi e nessuno di essi era macchiato. Andiamo, disse Basil, devo occuparmi di questa situazione con Matt e Trinity. Non la definirei situazione, disse Ruth Annie. E invece lo è, ribatte Basil, è decisamente una situazione. Ma prima che potessero prendere ulteriori iniziative, la situazione arrivò rumorosamente lungo il corridoio. Trinity spalancò la porta con ululati trionfali, sventolando una videocamera che aveva in mano. A un fantasma, si mise a correre in giro per la stanza, saltando, sbracciandosi come una forsennata, ballando all'indietro. A un fantasma, a un fantasma, a un fantasma, 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 fantasmoso. Basta, sbottò Basil. Hai superato il limite, non dovresti neanche essere qui. Non è un fantasma, ansimò Matt, arrivando sulla soglia. Il manico di sudore. Qualcuno è entrato dall'ingresso di pendenti. È qui nel negozio con noi, in questo preciso momento. Voi due non potete fare una cosa del genere, disse Basil. Non potete andarvene in giro a fare i pazzi. Ci sono responsabilità penali. Se Pat venisse a saperlo, vi licenzierebbe su due piedi. Possiamo mostrargli le mie riprese, replicò Trinity. Perché ho delle riprese, sono strabilianti. Non era un fantasma, ripeté Matt. I fantasmi non è che fanno. Basta, urlò Basil, e stavolta Trinity smise di ballare. Non sono in vena, domani mattina, dopo che i dirigenti vanno via, faremo una seduta molto seria sul vostro futuro in Orsk. Il mio futuro è Ghost Bomb, disse Trinity, perché queste riprese ci daranno senz'altro via libera. Vi lasceranno a bocca aperta. Beh, non so voi, intervenne Ruzzani, ma a me piacerebbe vederle. Ti stai rendendo ridicola, disse Matt a Trinity. Non è un fantasma, qualcuno si sta nascondendo nel negozio. L'unica persona che si renderà ridicola sei tu, ribatte Trinity. So che è un fantasma perché l'ho visto, mi è passato proprio davanti e l'ho filmato. Tu non pensi che sia un fantasma perché sei uno stronzo invidioso. I fantasmi non esistono, sbottò Matt. Non sono mai esistiti, non esistevano ieri, non esistevano oggi e non esisteranno domani. Sono storie inventate per le zucche vuote che hanno paura di morire e tu sei troppo intelligente per crederci. La sua affermazione aleggiò nell'aria come qualcosa che era categoricamente impossibile rimangiarsi. Trinity sembrava aver ricevuto un ceffone. Voglio dire, balbettò Matt, immagino che possono esistere, ma non penso che questo fosse un fantasma. Fottiti, imprecò Trinity, dandogli le spalle. Tu vuoi vederlo, il mio fantasma, Ruzzani? Vieni qui a dare un'occhiata. Trinity teneva la videocamera accesa e stava mandando indietro il filmato. Suo malgrado, anche Amy si avvicinò per guardare. Cariche di elettricità statica crepitarono, poi il video rallentò alla velocità normale. Sullo schermo c'era uno dei rilevatori EMF posato al centro di un grosso tavolo da pranzo corredato da 8 sedie. L'inquadratura si allargò fino a che il rilevatore divenne un puntino bianco. Poi la videocamera si mosse oscillando nella sua direzione, generando un effetto da film horror. La voce di Trinity, metallica ed elettronica, squittì dall'altoparlante della videocamera. Le punizioni per i penitenti erano ideate per redimere le loro anime. Ancora oggi, nel Megastore Orsk, riecheggiano le grida dei morti. Fai la voce narrante, chiese Amy. Le avevo detto di evitare, disse Matt. Non ti ascolta nessuno, Matt, replicò Trinity. L'inquadratura si spostò sull'allestimento della stanza mentre si avvicinava al tavolo. Superò uno dei manifesti Orsk, la nostra casa è per sempre.
materiali amici dell'ambiente usati per realizzare la linea riprese una figura umana ferma sulla soglia della camera da letto, poi una serie di scaffali rimegnop attorno a sé. Amy percepì gli altri smettere di respirare, non si sentiva più le gambe. Lentamente la videocamera tornò verso la soglia della camera da letto, ma era troppo tardi. Un'ombra corse via e l'obiettivo divenne nero. La videocamera si impennò e si capovolse, e le luci del soffitto apparvero come un lampo nell'inquadratura. «Avete visto?» esclamò Trinity. «È venuto dritto da me. Era ghiacciato e mi ha sfiorato. E io ho inciampato in una delle sedie. Ti è saltato addosso», precisò Matt. «Stava cercando di comunicare», disse Trinity. Il filmato fece una capriola e improvvisamente si ritrovarono a guardare la schiena dell'uomo che correva lungo il sentiero in direzione di cucine. Amy vide di sfuggita una maglia blu scuro e scarpe tennis bianca prima che l'uomo si tuffasse dietro al piano da lavoro di un'isola. «Visto?» chiese Matt. «Porta un paio di sneakers. Che razza di fantasma porta scarpe del genere?» «Oh mio Dio!» fece Amy. «Io l'ho visto questo tizio. Era qui stamattina quando sono venuta al lavoro. L'ho visto in camera da letto.» «Perché non hai detto niente?» volle sapere Basil. «Perché non faccio parte di prevenzione danni. Va bene?» ribatté Amy. «Non è compito mio.» «Se vedi qualcosa lo dici», disse Basil. «È a pagina 36 del manuale del dipendente. Dovresti saperlo, Amy.» Amy lo ignorò. «È proprio lui», disse. «I graffiti in bagno, la cacca sul bruca, è decisamente lui il tizio.» «Non è un tizio», protestò Trinity, «è un fantasma.» «Era una zazzingra.» «Non è un fantasma», insiste Matt. Trinity lo aggredì. «Mi hai mentito per tutto questo tempo, hai detto che credevi nei fantasmi, ma adesso che finalmente ho delle riprese nitide, tu dici che non è un fantasma.» «Ma hai mai ascoltato una sola parola di quello che ho detto?» domandò Matt. «No», rispose Trinity, «perché quello che hai detto sono solo discorsi da perdente. Siamo venuti qua per filmare fantasmi e non ce ne andremo fino a che non avremo filmato fantasmi, punto.» «Tutti e due smettetela», gridò Basil. La sua voce riecheggiò tra le pareti della piccola stanza. Tutti si fermarono. «Questo non è un pigiama party», sbottò. «Ho due dipendenti che hanno rotto una serratura per fare un programma televisivo nel mio negozio. Ho un vandalo che fa graffiti e defeca sui mobili. E tra, consultò l'orologio, 6 ore un team consulenti si presenterà qui e questo posto deve apparire immacolato. Questa situazione deve essere risolta e Pat deve ottenere un certificato di buona salute dalla sede regionale, altrimenti ci ritroveremo tutti a mandare il nostro curriculum all'IKEA di Pittsburgh. Avete capito?» Tutti accolsero in silenzio le sue parole. «Prima le cose importanti», continuò Basil. «Troviamo quest'uomo, questo fantasma», lo corresse Trinity. «Non è un fantasma», sibilò Matt. «Dateci un taglio», disse Basil. «Saremo tutti insieme e perlustreremo il negozio da un capo all'altro. E quando lo troviamo decideremo cosa fare di lui. E poi io deciderò cosa fare di voi due.» «Come hai intenzione di trovarlo?» chiese Amy. «Non lo so», rispose Basil. «Potremmo formare una linea e camminare seguendo una griglia.» «Eccolo», disse Trinity. «Oppure cominciamo dal centro e avanziamo in cerchi sempre più ampi», propose Matt. «È proprio lì», disse di nuovo Trinity. «Magari se saliamo in alto potremo guardare oltre le pareti e avere una visuale migliore nel negozio, suddividerlo in settori e procedere in questo modo», continuò Basil. «Oppure potremmo andare dove è lui», disse Trinity. «E come faresti a sapere dov'è?» chiese spazientito Basil. «Lo sto guardando», rispose Trinity. Tutti si voltarono a seguire il suo sguardo. La TV a schermo piatto, appesa nell'angolo, era sintonizzata sulla CNN, ma adesso stava mostrando delle riprese filmate
immagini erano sgranate e sfocate. Senza logo della CNN, né scritte in sovraimpressione. Sembrava il filmato di una telecamera di sicurezza. L'illuminazione era scarsa, ma si trattava decisamente dello showroom, da qualche parte al confine tra camera da letto e sala da pranzo. Eccolo, disse Trinity, avvicinandosi per toccare lo schermo. Lo videro tutti, dal lato di un sistema di mensole Gerring. Spuntava la gamba di un uomo, si vedevano i pantaloni dal ginocchio in giù, una caviglia nuda e una scarpa da ginnastica sporca. In quel momento la gamba sparì dietro al Gerring. Il movimento fu così repentino che Amy fece un passo indietro. Tutti guardarono Basil. Davanti a una cosa tanto inquietante, avevano bisogno di un leader. Basil percepì il cambiamento e colse l'occasione. D'accordo, disse, andiamo a sala da pranzo. Come hanno fatto le telecamere di sicurezza a inserirsi nella TV? Chiese Amy. Non ne ho idea, rispose Basil, ma riguardo alle domande senza risposta, questa è parecchio in fondo alla mia lista. In questo momento abbiamo qualcuno nel negozio e dobbiamo andare a parlare con lui, vedere chi è, sapete, occuparci della faccenda. Dammi solo un secondo per cambiare le batterie, disse Trinity, aprendo lo zaino. Tu non vieni, la informò Basil. Scordatelo, replicò Trinity. Ha ragione, Trinity. Questo tizio ti ha già aggredito una volta, lascia che ce ne occupiamo noi. Non vieni neanche tu, disse Basil. Ah, rise Trinity. Non puoi rinchiuderci qui dentro, gli fece notare Matt. Non c'è neanche una porta. Allora vi accompagneremo al vostro mezzo, replicò Basil. Dobbiamo recuperare la nostra roba, costa parecchio. Basil sembrava molto stanco. Scusate, intervenne Ruthenny, non voglio ficcare il naso nei vostri affari, ma non dovremmo andare a cercare quest'uomo prima che si nasconda di nuovo. L'unione fa la forza, non è il caso di restare tutti uniti per adesso. A quando risalgono queste riprese? Circa 15 minuti fa, rispose Matt. D'accordo, disse Basil, resteremo uniti fino a che non troviamo quest'uomo e portate la videocamera nel caso ci serva. Giusto per dimostrare che ho fatto tutto in maniera corretta. Poco dopo, il gruppo seguì Basil fuori dalla sala relax. Amy non voleva andare nello showrooms, ma neanche voleva restare da sola. Raggiunse un compromesso, tenendosi più indietro possibile. Basil si fermò davanti al bagno delle donne. Hai detto qualcosa a proposito di graffiti? Le chiese. Sono dentro. Seguirono tutti Basil nel bagno, con Amy che faceva da retroguardia. Per un momento nessuno di loro riuscì anche solo a parlare. Le pareti erano coperte di graffiti, come se qualcuno avesse preso uno scalpello per inciderle dal pavimento al soffitto. Ogni centimetro della pittura gialla industriale era segnato, scheggiato, tagliuzzato, graffiato, scavato, sfrecciato. Wow! Questo è, la voce di Basil si affievolì. Perché non hai detto niente? Non era così brutto, si giustificò Amy. È peggiorato. Trinity fece scorrere le dita sulla parete, stupefatta. Ruthenny rimase immobile, assolutamente immobile, cercando di non toccare niente. Il bagno puzzava come il bruca, solo molto peggio. Alveare, lesse Matt. La parola era ripetuta di continuo insieme ai numeri. Che diavolo è un alveare? È impossibile che sia opera di una sola persona, osservò Basil. Non da quando il negozio è chiuso. Ci sarebbe voluto una notte intera. Eppure, eccolo lì, proprio davanti a loro. Non riesco più a sopportare questo odore, disse Ruthenny, lasciando il bar.
Ascoltate tutti e facciate esattamente come dico. Sono stato chiaro. Dobbiamo chiamare la polizia, disse Amy. Assolutamente no, replicò Basil. Se arriva la polizia, arriva anche Pat. Lui andrà su tutte le furie. La dirigenza verrà comunque domani mattina e il problema non sarà stato risolto. Ma se perlustriamo il negozio insieme, se troviamo quest'uomo, possiamo sbrogliare la faccenda una volta per tutte. Io non torno nello showroom, protestò Amy. Mi dispiace, ma mi è bastata la prima volta. Come vuoi, disse Basil. Due rottenni, potete restare in sala relax. D'ora in poi non voglio nessuno da solo nel negozio. Ruthenny annuì, ma non sembrava felice della cosa. Chiamatemi sul cellulare se vedete qualcosa di sospetto, continuò Basil, e qualunque cosa accada non lasciate la stanza, ci sono già abbastanza persone in giro. Comincia a sembrare un episodio di Scooby-Doo. Ci riuniremo quando avremo trovato questo tizio. Era la prima volta in tutta la sera che Amy era contenta di eseguire gli ordini di Basil. Tornò alla sala relax e tirò fuori il cellulare. Non mi piace questa storia, disse Ruthenny, arrivando dopo di lei. Neanche a me, convenne Amy, digitando sullo schermo del telefono. Cosa fai? Chiamo la polizia. Ma abbiamo appena detto che non l'avremmo fatto. Ho mentito. 911. Qual è la sua emergenza? Chiese l'operatrice. Salve, mi trovo all'Orsk di Cuyahoga e abbiamo un cliente o qualcuno che si nasconde nel negozio. Ha vandalizzato il nostro bagno e penso che sia pericoloso. Vuole la polizia, i vigili del fuoco, il pronto intervento. Polizia, direi. Intervento della polizia. Ci sono feriti? No, ma ha terrorizzato tutti quanti. E qual è la sua esatta posizione? Sono da Orsk, il negozio di mobili, sulla Route 77, vicino a Independence. Ha un indirizzo preciso? La mente di Amy si svuotò. Non aveva mai pensato che Orsk avesse un indirizzo. Era sempre stata lì, piazzata su un lato della superstrada, come un cracker barrel o un Home Depot. Scrutò i foglietti attaccati alla bacheca dei dipendenti alla ricerca di un indirizzo. Finalmente ne trovò uno, sepolto nelle note scritte in piccolo sull'elegante carta intestata di Orsk. 7414 River Park Drive è il raccordo autostradale sulla Route 77. Disse l'operatrice. È un'abitazione, un esercizio commerciale. Amy, articolò silenziosamente Ruthenny, mimando il suo nome con la bocca. Un esercizio commerciale è un gigantesco edificio con una gigantesca insegna che grida Orsk in gigantesche lettere di 3 metri. Ce ne sono tipo un centinaio in tutto il paese, a presente? Amy, bisbigliò Ruthenny, battendole sulla spalla. Un momento, disse Amy all'operatrice, premendosi il telefono contro la pancia. Cosa c'è? Riattacca, perché ho bisogno di questo lavoro. Tu sei giovane e puoi andare da un'altra parte, ma io no. Se perdo questo lavoro, non ne troverò un altro. Riattacca. Chi se ne importa del tuo lavoro? Non pensi alla tua incolumità? Ti supplico, Amy, come amica, riattacca, per favore. Amy esitò per un momento, poi si riaccostò il telefono all'orecchio. Signora, disse l'operatrice lì. Ascolti, c'è stato un errore, rispose Amy. Non ci serve la polizia. Signora, ho già inviato un'unità sul posto, devo... Amy riattaccò. Grazie, disse Ruthenny. È una pessima idea, replicò Amy. Beh sì, peggiorerà le cose, altro che migliorarle. Troverò quell'uomo e tutto andrà bene, insisté Ruthenny. Ne sono convinta. Chiamare la polizia serve solo a indebolire la sua autorità. Il cellulare di Amy squillò e lei rispose. Signora, ho perso la sua chiamata. Era l'operatrice del 911 che la stava richiamando. La informo che abbiamo un'unità che si sta dirigendo alla sua posizione. 7414 River Park Drive da Brooksville.
semi. Ma sai cosa? Non mi dispiace così tanto. Stiamocene qui sedute tranquille e tra una ventina di minuti sarà tutto finito. No, replicò Ruzzani. Andremo di sopra e aiuteremo Basil a trovare questa persona prima che arrivi la polizia. Faremo quello che dice e conserveremo il posto di lavoro. Non io. Non ci torno lassù. Oh, andiamo, disse Ruzzani. Si guardò intorno con aria nervosa come per controllare se qualcuno le stesse osservando. Poi guardò di nuovo Amy e tutta l'esitazione, tutta l'ansia, tutta la carineria che faceva di lei Ruzzani sparì. Ascoltami, ragazzina viziata. Amy non aveva mai sentito Ruzzani esprimersi in quel modo. Non sapeva che Ruzzani potesse esprimersi in quel modo. Forse tu hai una rete di sicurezza, ma io non ce l'ho. Non ho una famiglia, non ho molti amici. E quando la sera sono a casa, di solito passo il tempo a fare le parole crociate e a guardare la TV con uno Snoopy. Lo sai chi è Snoopy? È il cane di pezza che ho vinto alla fiera dei Grandi Laghi. Adesso lo sai cosa ho io? Questo lavoro. Ci pago l'affitto, mi dà una famiglia. Ci ho comprato una bellissima cucina e non ho intenzione di perderlo perché una ragazzina che si ritiene in dovere di contestare di nuovo, di continuo, alla tremarella e si rifiuta di andare di sopra ad aiutare i colleghi a cercare la persona che si è intrufolata in questo negozio. Ruzzani, non hai parlato a sufficienza per questa sera, adesso è tempo che ascolti. L'ultima volta che ho controllato avevi 24 anni, la rabbia di una tredicenne dovresti ormai vederla nello specchietto retrovisore. Tieniti forte, è ora di ricare dritto e comportarti da donna adulta. Non vuoi andare nello showroom? Peccato, fattene una ragione, non voglio andarci neanch'io, ma avere un lavoro comporta anche fare cose che non vuoi fare, è per questo che ti pagano. Alla vita non importa ciò che vuoi, agli altri non importa ciò che vuoi, conta solo ciò che fai. E in questo momento ciò che farai è metterti accanto a me e uscire da quella porta, trovare i nostri amici e aiutarli a occuparsi di questa situazione. Domani potrai fare quel diavolo che vuoi, ma io ho intenzione di tenermi il mio lavoro. Perciò tirati su, mettiti un po' di pepe nelle mutande e diamoci una mossa. Amy aprì la bocca per dire qualcosa, ma poi si rese conto di non avere altro da dire se non d'accordo. Valutazione dei dipendenti Orsk. È finito il capitolo così. Supervision Basil Washington, dipendente, nome Trinity Park, reparto allestimento e design, assunto da 3, valutazione, il coinvolgimento della dipendente con i temi del soprannaturale, ha richiesto 2 sessioni di coaching individuali, ma le sue soluzioni di allestimento continuano a creare un suggestivo ambiente di vendita, una leadership efficiente e definita dai risultati, non dalla qualità. Dipendente Matt C. McGrath, soggiorno divani, 4 anni. Questo dipendente sembra affetto dall'illusione che ogni discorso relativo alla cura dei peli del viso gli imponga di appellarci al primo emendamento. Non sono sicuro che questo dipendente comprenda il significato del primo emendamento. Non si raccomanda alcuna sessione di coaching. La chiave per un management di successo è la leadership, non l'autorità. Dipendente Amy Porter, ufficio a casa, 3 anni. Valutazione. Questa dipendente ha dimostrato scarsa comprensione dei doveri fondamentali di un assistente di reparto. Ritengo tuttavia che abbia il potenziale per passare al management. Prevedo risultati notevoli al suo esame per assistente di reparto e la preparerò per ripetere il test tra 6 settimane. La funzione della leadership è produrre altri leader, non altri seguaci. Dipendente Ruzzani De Soto, cassa, 14 anni. Raccomando ancora che questa dipendente riceva una promozione e un aumento salariale. Nell'esaminare il suo stato di servizio ho notato che non riceve aumenti da 3 anni. Ritengo che portare in fascia 1 la sua retribuzione possa dimostrare la presenza.
servizio. Arricchisci i tuoi collaboratori migliori e loro arricchiranno te. Prossimi capitoli abbiamo il 7 e l'8. Spero che questo video